Può sembrare strano, ma gli immigrati sono gli unici negli ultimi anni ad aver fatto, ad aver mostrato la non sopportazione del potere criminale. Certo, le modalità possono essere criticate, incendiare le auto non è che porti a molto, ma bisogna guardare oltre il modo, bisogna capire che sono stufi. Gli africani sono stufi di subire il dominio della criminalità che gestisce la vita e la morte. Sarebbe un errore criminalizzarli, perché il rischio è spingerli poi nelle maglie della criminalità. Cioè, come dire, criminalizzarli significherebbe dire vedetevela tra voi, andate a parlare con i capi zona, organizzatevi voi. Bisogna invece vedere questo tipo di rivolte come elementi coraggiosi, benché nelle modalità criticabili, ripeto, perché in quei territori dire no è davvero pericoloso. Chi si rivolta è la parte sana, non la parte malata, perché la parte malata o la parte criminale non si rivolta, ma utilizza i canali criminali, va a parlare con i capi bastone, fa esecuzioni militari, non certo si fa vedere in piazza. Quanto il governo ha deciso sulla Calabria ieri nel vertice a Reggio Calabria può essere significativo? Sì, è un segnale. Spero che possa davvero esserci una specie di unità nel contrasto alle organizzazioni criminali e soprattutto dire che le mafie sono state sconfitte è una bestialità. Non è vero. Anzi, si rischia così poi di sottovalutare il problema.